Fatta di amici e di persone che amano stare insieme all'insegna del tempo trascorso bene. Questa sera è piacevole poter constatare che sulle pareti noi abbiamo il bello, la marcatura del tempo che gli artisti stanno operando qui a Siracusa, tra di noi, la nostra gente, i nostri luoghi, attraverso i segni che lasciano sulle loro tele. Gli artisti marcano il tempo, perché tra 100-200 anni, per gli uomini di domani, per gli uomini che verranno domani a leggere il nostro tempo, saranno i versi dei poeti, le belle parole della letteratura contemporanea e soprattutto i segni degli artisti sulle loro tele, sulla loro carta fotografica, i segni delle sculture, tutti quei segni che provengono da una storia attuale ma che contemporaneamente vengono anche da lontano, vengono anche dalle accademie, vengono dagli studi specifici fatti da ognuno o per passione o per impegno personale o per scelta fatta sull'arte e su quello che significa l'arte. Galleria Roma sta crescendo, come vedete all'insegna dell'arte qua riescono ogni volta meglio, si aggiunge sempre qualcosa, ma soprattutto riusciamo ad aggiungere sempre degli amici a Galleria Roma, ed è una cosa importante andare avanti mettendo da parte ciò che ha segno negativo e prendendo possibilmente ciò che possiede soltanto il segno positivo, il più, e questo mi sembra una cosa bella, perché poter crescere insieme sotto questo importante aspetto della cultura e della vita che è l'arte ci fa vivere meglio, naturalmente. E stasera siamo davvero, davvero in tanti. Io non voglio dilungarmi adesso in discorsi retorici perché non è il caso, ma l'atmosfera che ho appena descritto, ognuno è in grado di capire da sé come vanno le cose qui. Ecco, la stretta di mano, un sorriso è quanto di più prezioso possiamo noi avere. E questa preziosità è ancora maggiore se dalla stretta di mano, da un sorriso, possiamo anche godere, ecco, degli influssi positivi che provengono da queste tele, delle sensazioni, delle vibrazioni che emanano le tele. Kandinsky diceva che i colori emanano delle vibrazioni, i colori hanno un sapore, hanno dei suoni, hanno dei profumi. Qui di colori ce ne sono tanti, abbiamo la calma dei verdi e degli azzurri, la violenza dei rossi, dei colori caldi e dei gialli, quindi dalla fisicità di questi colori noi passiamo subito dopo alla psichicità, passiamo subito all'aspetto di recepire queste vibrazioni, passiamo subito a comprendere quanto importante sia poter accendere i sensi, poter colloquiare attraverso un qualcosa che non riusciamo a spiegare con i colori e con i segni, e quindi con le personalità di ognuno di questi artisti. Io ve li voglio citare uno a uno. Comincio subito perché l'elenco è lungo, ecco, ce l'ho qua in tasca. Se dici anche il titolo non stona. Se dici anche il titolo oltre che l'autore non stona. Il titolo non lo so, non li conosciamo, anche perché molti quadri, o quasi tutti, credo che non abbiano dei titoli. No, il titolo del quadro. Il titolo del quadro. La didascalia ci vuole.
ci vuole, ma non è necessario, i quadri parlano da sé. Però prendo atto di una cosa, se Arturo Messina ha detto... Ah, quando ci scrivo che ci metto? Anonimo! Giusto, allora abbiamo scoperto una tecnica in galera. Allora faremo dire chi ha il titolo, per favore. Perfetto, lo dica. Perfetto. Lo dica. Ecco. Cominciamo dal fondo, dall'entrata. Contrariamente, hai un titolo? Natura morta. Il titolo è molto originale, si chiama Natura morta. Siciliana, perché sono pira, arance, eccetera. Natura morta, semilibera però. No, siciliana ho detto, perché sono arance. Francesco Floride, contrariamente ai suoi temi, spesse volte sociali, forza. Ha portato a cimentarsi con gli stilai tradizionali. Forse mi ha lasciato la macchina accesa. Dei colori, della natura. Poi abbiamo un amico nuovo per Galleria Roma, almeno per... vecchio amico di noi di Galleria Roma, ma non solito delle nostre collettive, forza, addirittura forza. Gino Ciglio, che con un suo pezzo, vedete? Quello bombato, questo bombato. Questo grigio. Ah no, tu un è io, non stavo dicendo. Ah no, lui non c'è. A Roma è, no? No, è a Siracusa. Ah sì, lo conosco, l'ho recensito diverse volte. Schermo sull'essere. Questo è il titolo. Schermo sull'essere. Praticamente si tratta di una installazione quasi, perché il pezzo è contornato da una sorta di schermo che separa, poi dovrebbe spiegarci l'artista se vuole essere un filtro o vuole essere un sistema per entrare più in profondità nella sua stessa opera. Marica Cassone che sta dietro Margherita Davì, Alessandro, e qual è? Marica, ecco, in una originale esecuzione fotografica su piastrelle di ceramica, il cui soggetto è costituito da scene delle rappresentazioni classiche siracusane a cui siamo molto abituati. Facci complimenti a Marica perché è davvero un sistema originale ci sono per apprezzare. Consonante davanti alla O diventa lunga. Arturo, se andiamo avanti così, Preso. Laura Lessi. Ciao. Questa la conosciamo bene. Laura Lessi la conosciamo, è una nostra amica. Assidua frequentatrice delle collettive, aggiungi anche crescita, brava, le sue quotazioni sono in crescita, vi posso dire, perché Laura Lessi esprime sempre meglio le sue attribuzioni pittoriche e le sue capacità espressive. Ho lasciato la macchina aperta, accesa, e il titolo è Donna che beve. Questo lo conosciamo. Giacomo Perticone lo conosciamo tutti. Forza. Colori, forme tradizionali, una pittura molto siciliana, una pittura molto, molto piena dei valori culturali della nostra terra. E poi abbiamo Nadia Belaid sotto con un ritratto della sua terra, la Tunisia, un vecchio contadino. Fatto anche bene. La sì. Nostra nuova amica di Galleria Roma che dà un titolo. No, non c'è titolo. Ed è, direi, una bella esecuzione. Autoritratto. Autoritratto metafisico. Autoritratto metafisico. Il nostro grande amico Aurelio Calini. Che da? Grotte e mura a secco fa parte di una mostra che sta tenendo a Catania, sì. Poco terra a Catania. Andiamo avanti. Luciano Paone con i suoi colori, le sue luci, forse troppe luci per una terra come la nostra dove qualche ombra c'è, è vero o no?
Le ombre ci sono. Le ombre ci sono, sì. E poi giù abbiamo, scendendo, il, ecco, vedo che Arturo sta inquadrando il quadro di Salvatore Accolla, che stupisce sempre per la sua genialità espressiva. Andiamo avanti. La scultura, Arturo, l'hai ripresa la scultura? Il Sagittario di Giuseppina e di Giuseppa Russo. Giuseppina? Russo. Un'autrice che abbiamo avuto qui in una personale qualche mese fa e che si esprime attraverso questi originali lavori di ritaglio del ferro sulle figure dello zodiaco. Un'altra amica nuova di Galleria Roma, con un pezzo molto originale, Linda, di Art Deco, davvero interessante, che è l'amica Caterina Fuccio. Ha qualcosa di fiume nel naso, no? È qui presente Caterina Fuccio? Il nome? Caterina Fuccio. Forse. E quindi Angela Florindia, che questa volta... Caos metropolitano. Si conosce. Avevamo quasi intuito, ma io volevo rimarcare e affronta qui il cambio di stile, la situazione più precaria, più difficile, il naso totalmente tridimensionalità. No, vediamo. Forse andiamo a questo. Dove è la volta di Margherita Davini. Non ha bisogno di dirlo, potremmo fare nome e cognome del soggetto. Uno dei più belli, dai. Ma è esattamente. Perché affronta lo sfoglio più duro, la tridimensionalità del naso. Dio potrebbe anche, dalla parte sinistra, potrebbe anche essere più profondo. Ma è bellissimo. Del resto lo conosco con opere anche più belle. Andiamo avanti. E passiamo al blu, come appunto accennato. Come accennavo prima, Caminski dice che il blu assorbe, trasporta lo spettatore dentro il quadro, risucchia lo spettatore all'interno, così come il verde è il colore della borghesia, della quiete, della pace, di ciò che non cambia. Il verde dà tranquillità, le linee orizzontali anche. Il blu invece assorbe e permette allo spettatore di far parte di questo universo cosmico che appartiene al cielo, che appartiene al mare, alle stelle, mentre i colori caldi vanno incontro allo spettatore, lo catturano e lo aggrediscono. Quindi l'arancione, il giallo, il rosso sono colori che non aspettano che lo spettatore, il fruitore dell'immagine, pensi qualcosa, ma sono loro a dire qualcosa allo spettatore dell'immagine. Il titolo di quel quadro blu è Capanna degli Tagliatori di Corallo, ma di Corallo a Cuba. Perché da noi ci sono le capanne degli intagliatori di cozze al massimo. Ora la Napoli ha voglia che ne intagliano tanto. Rosa Maranci. Rosa, cos'è questo? Le gambe di un cavaliere. È una persona che conoscevi, di cui hai fatto il suo stallone. Maranci porta un cognome molto caro ai siracusani. Quella è musica, questa sta molto, è una sorpresa, un errore grammaticale molto migliorando, però stavolta sgrammaticamente, ecco, forza, vabbè. Ho lasciato la macchina accesa, figurati. La macchina accesa, con la radio tutta aperta, da sì, è aperta la macchina, accesa con radio. Sprecando. Devi fare questo, Arturo, questo Antonio Randazzo. Ah, Antonio Randazzo lo conosciamo fin troppo bene, no, diciamo molto bene. Hai il titolo da minimo 10 anni. Lasciamo dire da noi lo stesso il titolo di questa installazione. Dal principio all'eternità. La mano dello spirito di Dio, partendo dal nulla,
se passo 10 e lancia in orbita la Terra verso l'universo, verso l'oltre che noi stessi non vediamo. Bene. Un Dio che se passo 10 è la leva che Archimede non ebbe. Vista bene. Una vedi qua. La mano. E l'altra. Lasciamo scoprire a chi si impegna a capire, ecco l'opera. Giuditta è scritto il titolo sotto questa bella realizzazione a matita di Maria Leone. Maria? Leone. Maria Leone, che in qualche modo credo sia legata, non so se per lontana parentela, con Aurelio Canini e sua moglie. Ah! Ho scritto di te e di Salvatore. Fiorella. Fiorella e il versificatore. Bellissime le canzoni. Qualche orrore di ortografia, ma da parte l'interpretazione diversa. Natura morta, andiamo, andiamo. Natura morta, questo l'hai fatto? 2010. E Fiorella, diciamo che è una nostra ospite sempre carina, con la sua grazia espressiva. Fiorella Cascelli. Amedeo Nicotra, Amedeo Nicotra non ha bisogno di presentazione, lo conosciamo. Amicizia. Ci sarà un altro Nicotra nell'elenco. E questo pezzo è alquanto enigmatico. Amedeo, 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 spiegaci due parole su questo pezzo. Questo è Salvatore. Questo è Salvatore. Interpretazioni diverse di... abbiamo avuto già una discussione alla sala degli specchi a Messina. E lui cambia dalla traduzione che ha fatto. Certo, e l'ho copiato le parole per dire dove sono gli orrori di ortografia. Ma vedi, siamo stati insieme a fare la coinea a Messina, il salone degli specchi della provincia. Ci deve essere una coinea, cioè una, ma no, si contraddice tante volte, dice che segni non ce ne vogliono e poi ce le mette, è anche sbagliata. Invece le musiche sono belle, peccato che sono, se me le desse te le passerei in iscritto, sono monografia, è monografia la musica. Perché io le faccio. La presentazione ci vuole, però ci vuole anche un po' di. Forza. Questo chi è questa? Attenzione. Turuccio, abbiamo finito, me ne sto andando. Non vi sto scocciando oltre. Gli ultimi due mancano. Sì, ma ho finito anche la presentazione. Maria, dimmi i titoli e l'autore. Gubernale, Vicoli di Ortigia, o Vicoli siciliani. Di chi? Cesare Gubernale. Non mi è nome. E Valentina Di Cotra col suo iperrealismo sempre efficace, puntuale, nell'esecuzione sempre più dettagliata, più micrometrica, che più micrometrica non si può. E insomma c'è veramente un ambito, una gamma di arte contemporanea non da poco. Chi è questo l'autore? No, lo sto distruggendo. No, questa la conosciamo da tempo. Non ci si fondo l'opera del genio folle, l'opera l'opera di San Bonifuma. Sto facendo il cappello, tu mi sono finito.
Mm-hmm.